Benvenuti in Kiwi! È inutile che cercate di alzare il volume perché tanto, purtroppo, durante la registrazione ho dimenticato di attivare l'audio e quindi questo video sarà così con la mia voce in sottofondo che vi spiego tutto quello che andrete a vedere. Quindi siamo a 16 Comics, la seconda edizione di 16 Comics, dove ci sono cosplay, stand dove vendono fumetti, ma ricordatevi ovviamente come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, fa tutte le cose che dovete fare. Sempre, ve lo dico sempre, quindi fatelo anche ora. Quindi siamo a 16 Comics e adesso andrò a rompere un po' le palle ad alcuni cosplay che vedo là, che sto vedendo là in fondo. Ma adesso qui ci sono invece gli stand dove vi faccio vedere. Qua vendono tutta roba di Harry Potter, vendono, che io sinceramente non ho mai visto, sinceramente lo ammetto, non ho mai visto Harry Potter, però mi affascinano i loro gadget. Questi sono i due Spider-Man che andremo a vedere più tardi, e questi sono un'altra bancarella, un altro stand dove vendono anche qua i Me Contro Te, i fumetti, le action figure, tutte le cose che stanno sempre ai così di comics. Poi invece fanno una cosa interessante, cioè le lezioni di disegno gratuito. Qui ci sono due maestri di disegno e a tutte le persone che si vogliono unire e imparare a disegnare, loro gli dicono qua si fa così, così e così. Quindi la vedo anche, c'è stato anche un bel po' di gente che ci sta, quindi me fa piacere. Questo invece è il primo cosplay che ho incontrato e ho intervistato, che purtroppo non sentirete. E invece questo è Red Ranger, che gli sto chiedendo perché ha scelto sto personaggio, e questo, e lui invece ci risponde che è uno dei suoi personaggi preferiti, ovviamente. E però raga, effetto veramente fatto molto molto bene fatto, raga, guardate quanto è figo. Pure la spada, guardate la spada quanto è figa. Raga, ricordatevi di commentare il video qua sotto e votare da 1 a 10 qual è il cosplay che più vi piace. Cioè scrivete: questo cosplay merita 1, merita 10, merita 12, 20, quello che volete. Questi invece, ragazzi, sono altri cosplay che ho incontrato. Qui ci sta, come potete vedere, Lady Oscar. Poi ci sta anche Thor, e che vedete, mo gli sto chiedendo perché ha scelto sto personaggio. Ovviamente tutti quanti dicono che è uno dei loro personaggi preferiti, se no non farebbero questi cosplay. Quindi ragazzi, anche a loro votate qua sotto nei commenti qual è il cosplay che più vi piace e che voto date a questi cosplay che state guardando. Mi raccomando ragazzi, non fate gli stronzi, quindi andate, scrivete qua sotto e votate raga, questi sono fatti veramente molto molto bene, devo dire. Anche questo, anche il bastone di Loki è fatto veramente molto bene. Mo io stavo per rubare, questi invece ho incontrato pure Goku. Raga, guardate quanto è figo Goku e Mew Pam. Guardate quanto sono fighi, raga, fatti veramente bene. Pure il fisico di Goku, raga, è tutta roba naturale, non è silicone, raga, lo devo ammettere, non è silicone. Guardate quanto è figo, guardate che montagna di muscoli. E questo invece è Mew Pam, che stavano lì, e gli sto chiedendo anche a loro di votare, raga, votate qua sotto e scrivete che voto gli date, raga, a Goku. Io sono di parte perché amo Dragon Ball. Goku merita un 10, ve lo dico, però voi decidete voi che voto gli volete dare, che poi raga, faccio un video dove i vincitori, che ne sa, magari se commentate e votate abbastanza. E qua invece lanciamo l'onda energetica, la Kamehameha. Qua invece siamo in compagnia di Sailor Moon e Mikasa da Attacco dei Giganti e da Sailor Moon, ovviamente. E questi invece, guardate questi cosplay che stanno qui a 16 Comics, però devo dire che sono veramente molto fighi, molto fatti bene. Cioè, i cosplay non sono tantissimi, però raga, la qualità dei cosplay è veramente molto alta, devo dire. Complimenti a tutti quanti, raga, guardate quanto sono fighi. Non sono centinaia come altre fiere, perché ovviamente questa è la seconda edizione, però raga, guardate quanto sono fighi.
fighi, raga. Ah, ah, incredibile, so veramente, veramente fatti bene. Saranno stati tipo, quanti sono? Un 20, più o meno una ventina di cosplayer, però raga, fatti molto bene. E qua invece siamo in compagnia dei due Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield, raga. Oltre a scrivere qua sotto nei commenti qual è il cosplay che votate, qual è il cosplay che più vi piace, raga, scrivete anche secondo voi qua sotto tra Andrew Garfield e Tobey Maguire chi è più forte, raga. Io non lo so, perché secondo me sono la stessa persona, però vabbè, commentate qua sotto. Qua invece siamo in compagnia di Nami e Gemini, raga. Guardate quanto sono fighi. Come ho detto prima, la qualità dei cosplay è veramente altissima. La qualità dei cosplay è veramente alta, ragazzi. Guardate la nostra Nami col giubbotto che si sta cacando sotto dal freddo, perché effettivamente fa freddo. E invece Gemini sta messa bene con l'armatura. Raga, ricordatevi, come ho detto sempre, di votare anche a loro, a che voto li date. Noi invece ci vediamo, ragazzi, a un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale.